che sia tutto pronto e si ritorna con un nuovo setup, come avete potuto vedere, per il format autunnale. Questa volta siamo su SNES e questo è October SNES. Qual è la peculiarità di questo format? Che giochiamo con un joypad farlocchissimo, compra 7 euro, me ne hanno dati due. Giochiamo dei titoli dello SNES. Voi già dal titolo avete forse già capito cosa giochiamo, e siccome c'è l'Oktoberfest, noi si stazza anche. Quindi, dopo aver dato una bella sorsata a questa vice, senza indugio facciamo partire il gioco di oggi, che siccome avevamo già fatto, come si fa? Sto emulatore è un po' così. Perfetto, io vado full screen. Ok, sono full screen, mi dovreste vedere. Abbiamo già fatto Final Fight 1, ecco la scena iniziale, finale. Cos'è successo? Andiamo a capire insieme. Dopo la distruzione della Mad Gear, Metro City ritorna lentamente alla normalità. Cody va in vacanza e Guy torna ad allenarsi. Voi leggete, che io l'ho già letto oggi, ho già finito. Ma cosa succede? Questo qui, belli capelli, Kabuki Man, no scherzo, manda dei balordi a rapire Rena e Gen Ryu Sai. Ecco, the Mad Gear are ready to strike back. E come prima mossa, appunto, rapinano la fidanzata di Guy Rena e suo padre, che lo sai. Quindi chiamano a Agar per. Stessa scena, lui sta lavorando come al solito nel suo ufficio a Metro City, lo chiamano sempre, e la chiama Maki. Chi è Maki? È un'amica di Guy. La Mad Gear ha rapito mio padre e mia sorella, sì, anche la sorella di Rena. Come? Sono tornati? Non importa. Abbasso un pochino per me. Li comincio ad inseguire a Hong Kong. Devono pagare per i loro crimini. Ok, ci mettiamo ad Hong Kong. Poi, come al solito, si aggrega uno a caso. No, beh, Carlos è un aiutante. Ho letto che è andato a, così, stare un po' con Agra ad allenarsi. E gli piace calciare. Ok. E qui Final Fight 2. Dove sono Guy? Abbiamo detto è andato ad allenarsi, quindi non lo vediamo in questo capitolo. Cody, fai affari suoi. Ok, guardiamo un attimo le opzioni. Comunque questo qui 7 euro 2 e pensavo fosse una ciofeca, invece funziona da Dio. Option mod. Noi mettiamo Extra Joy, che semplicemente sarebbe il jump e l'attack insieme. Per noi per comodità lo mettiamo, anche se raramente useremo questa opzione. Me l'ha messo, sì. Game level no, normal. Allora io l'ho finito legit. Però usiamo dei quick save per sicurezza, perché a forza di spiegare tutto, eccetera. Allora, le caratteristiche dei personaggi penso siano le stesse. Abbiamo Agar, che è il solito grappler, quindi un po' più forte. Carlos mi sa che è il Cody della situazione, perché lui coi coltelli li fa durare di più. Dai giù, oh bella eremita, bella il mio amico. E noi siamo Maki, perché è la corrispondente di Guy, che anche lei è praticante del Bushin Ryu. E senza indugio andiamo col primo stage. Io devo stare un po' concentrato perché l'ho finito legit proprio con l'ultimo credito, all'ultimo secondo. Però si finisce tranquillamente. Alla peggio usiamo dei quick save e andiamo easy. Di solito il primo livello si fa abbastanza tranquillamente. Eccoci qua. Fino adesso questi balordi stun sono i nuovi balordi. Comunque, come possiamo vedere, graficamente molto peggiore dell'uno, ma non perché siamo su SNES e le versioni, giustamente l'arcade ha sempre una qualità superiore. Ok, riavvio un attimo la chat e ci siamo. Qua c'è il famoso cameo di Chun-Li che si mangia i ramen lì dietro. Quindi cosa va a confermare? Vabbè, roba che già si sapeva, che Final Fight e Street Fighter condividono lo stesso universo. Cioè, sono due diverse storie. Ok, esatto, non mai farsi prendere da questo. Io già mi sono distratto e ho perso molta vita. Però adesso la giochiamo molto safe, perché sto guardando anche la chat un attimo. Ho perso il secondo commento, poi leggo meglio. Anzi,
Non dovevo riavviarla perché ho perso il commento. Va bene. Si vede tutto bene, sì. Ciuppi mi confermi. Ah, è un commento. Ah, di Ale. Cos'è che dice? Aspetta, mi fermi un attimo. Sappi che ti guardo dallo Zabumba. Allora saluta tutti. Ah, dallo Zabumba, ah, ok, pensavo. Che è un locale da noi. Comunque anch'io sto stazzando, perché questo è l'October SNES. E io adesso appena uccido Elias e Bull, mi faccio un sorso di Vice. Buona. Come ho recuperato la vita? Ho trovato un polletto, manco mi sono reso conto. Oh, la sbranga di ferro, ottima. Ma no, ma comunque stazzate pure in tranquillità. E voilà. Posso fare le prese con perché nell'ultimo picchiaduro che abbiamo fatto non si poteva fare le prese mentre avevi, ovvero dei takeover, quello moderno. Ok. Sono un po', un attimino devo ancora riabituarmi a streamare e capire se è tutto a posto. Quindi dovrebbe essere tutto a posto. Intanto teniamo a bada il Grab Atlas, che è un osso duro, e Mick, che invece è scarso. Chi è Gianni Morandi, no? Perfetto. Comunque vedi, il primo livello scorre abbastanza tranquillo. La mossa con calcio e pugno è questa, giusto per quella che consuma la vita. Hai usato il pulsante che abbiamo. E invece Ciuppi, dove sei? Sei a casa? O mi segui mentre fatichi? Quindi questo è un format, si beve, si gioca un po' più tardi, a orario aperitivo, così stiamo un po' insieme e vi spiego la lore. Quindi abbiamo visto che stavolta la Mad Gear, stavolta non ha più come capo quello di prima che... Oh, qua c'era una vita ogni... stavolta non siamo stati fortunati. Avevo trovato una vita che ha forma di Guy, tra l'altro. Invece in un altro gameplay l'avevo trovata, chissà se dipende da qualcosa. Vabbè. Fai la notte. Qua si scorre giù. Tra l'altro ci sono dei segreti da qualche parte. Avevo letto. Ok. Che nelle porte nascoste. Avevo visto una mappa di un video in spagnolo. Ormai guardo anche i video in spagnolo. Tanto. Ecco, ah, infatti, vedi? Ci sono passato sopra e me l'ha data. Era nascosta tipo. Oppure no, forse era il punteggio questo. Perché come al solito, se raggiungiamo un certo punteggio guadagniamo una vita extra. Quindi anche se abbiamo crediti limitati, stavolta non siamo su Mame, possiamo comunque finirlo e continuare la lore. Quindi dicevo, essendo per SNES, lo SNES è comunque inferiore a una scheda per arcade. Quindi un caffesito, sì grazie, aia. E quindi la grafica è comunque peggiore, vabbè, diciamo peggiore, ma comunque molto bello il 2. Tra l'altro, cos'è che volevo dire? Sì, che ha meno colori, per esempio, vabbè, anche l'icona di Maki, c'è sempre sto marroncino usato dallo SNES. Comunque si vede, cioè, se giocate o avete giocato al tempo questi giochi, sapete benissimo che si riconoscono le palette, riconoscete la console semplicemente dalla palette. Quindi niente, anche stavolta siamo andati... Ah no. Ok, il tizio con la scossa è un po' bifido, infatti abbiamo fatto bene ad annullarlo subito. Ecco. Ah, gli lancio addosso anche Elias. Perché se fa la carica da fuori schermo... Tanto io sto giocando a normale, però avevo visto una mappatura del gioco che qua c'erano già dei nemici forti. Boh, strano, non me li fa incontrare. Vabbè, noi giochiamo a normale. Qua tutto a posto, la chat, perfetto. Mi si vede bene, no? Anche se so tagliato, tanto ho messo la telecamera sopra la cuffia, per di. Ok, il pollo non lo prendo, perché metti caso che Atlas mi sconfigge. Io voglio un attimo
Comunque c'è il trucchetto, quello che ti giri. No, te pensa che sfiga. Mi ha preso e non posso più tornare a prendere. Vabbè, non importa, non importa. È successo il peggio possibile. Qui siamo al porto di Hong Kong. Questo è, diciamo, il 2 anziché essere ambientato solo a Metro City. È, diciamo, un bel world tour che poi va a finire in un posto abbastanza scontato. No, beh, scherzo. Molto figo, mi piace. Infatti il mio desiderio è vedere un Final Fight 2 per arcade con la grafica da CPS1. Però anche questo è molto bello. Incenso e birra, no, knife. Questo lei lo lancia perché è come Guy. Oh, mai farsi circondare. Mamma mia, sono andato addosso al grappler per fortuna. Oh, comunque è proprio bello sto pad. Sarà un plasticone come si dice qua, ma fa il suo dovere. Io ci ho finito dei giochi, stavo provando questo format. Ci ho finito dei giochi assurdi, anche Ninja Warriors Again, che poi vedremo più avanti, uno dei miei giochi preferiti assieme a Wild Guns. Ok, c'è Won Won o Won Ton per gli amici. Ok, l'abbiamo preso prima noi. Il segreto è andare nella lane, esatto, e prenderlo. Mi scanso perché ho paura che mi arriva da fuori schermo. Via, via, via. Perfetto, l'ho incastrato in una combo. Ok. Almeno li maciniamo un po'. No, avevo, mi ha fatto... Non l'avevo visto che mi ha preso... Vedi, lui si para, troppo... Via, via, via. Cavoli, non avevo mai perso una vita qui. Vabbè, non importa. Comunque dopo facciamo un quick save veloce. Vedi, non bisogna ingaggiarlo da così. Ok. Canzoni bellissime. Poi dopo nel filmato vi spiego altre cose. Adesso battiamo Won Won, che è il boss cinese. C'è sempre una prima volta, ragazzi, hai ragione. No, per dire, non era per vantarmi, era per dire ho paura dell'esito della live. No, scherzo, comunque, ok. Eliminato, no, ancora è vivo perché dovrebbe apparire la X. Adesso mi attacca da fuori schermo. Devi fare un calcio volante oppure una presa e ce la giochiamo bene. Primo stage è completato. Ci sono anche dei video in framezzo. After the Finding One One, ma che calo come se fossero sempre insieme. La base operativa si è spostata in Europa e pensano che Gary Usai e Rena siano stati portati lì. Ok. Facciamo Shift 2. Così faccio un mini save, vediamo se funziona. Vedi, e riparto da qua, perfetto. Ma comunque abbiamo preso solo una vita e ne avevamo già guadagnata, quindi siamo tornati a una situazione neutrale. Cazzo beve, come te permetti? No, è una wrench. Io bevo perché c'ho sete. Poi non so se ci arrivo alla fine. A fine format, se ogni giorno mi devo fare una birra all'October SNES. Guadagnato tasso alcolico, esatto. Infatti questo format, voi dovete venire le prossime volte che facciamo qualcosa di cooperativo. Perché sennò sono sempre da solo. E vediamo, ci sono dei picchiaduri assurdi. Poi ci sono anche dei giochi che porterò del Famicom, che come ben sapete è lo SNES giapponese, che si chiama Super Famicom. E da noi è uscito come Super NES o Super Nintendo. Cioè Super Nintendo Entertainment System, che sarebbe SNES, no? Quindi Super Nintendo.
qui siamo a Parigi, come io a marzo, aprile, sono andato a trovare un mio amico, ecco, infatti, questo me li ricordo, me lo ricordo proprio sto pezzo. Comunque una domanda, hai progettato di portare anche Overwatch 2? No, in verità per ora no, per tutto ottobre è così, tutto SNES, però qualcosa ci avevo pensato di un multiplayer che noi giochiamo spesso, no? Però qualche partita si può registrare quando giochiamo insieme, perché no? Poi noi siamo super forti, vero? Ma infatti anche DBD quando ci giochiamo, io qualcosa volevo, ecco Andor, volevo registrare senza impegno, mica dovete di chissà cosa, la teniamo lì, almeno Twitch non mi scala, ecco, perché qua non, questa è la mia trasparenza, capito? Cioè, qua comunque il 3 è molto più facile, il 3 neanche ho dovuto usare, vedi adesso Andor fa la sua carica, però se noi lo intercettiamo... Andor, che sarebbe Andre the Giant, ma in verità è ispirato a un altro personaggio. Allora, esatto, Overwatch 2, DBD, sì, si potrebbero pensare di portare. Magari una sera. Anche perché io ho fatto la schedule, come si dice, il palinsesto, no? Che è un macello, perché io se lunedì e il mercoledì ho gli allenamenti, no? Martedì oggi la faccio presto perché dopo tocca andare a giocare un'altra roba e è un casino qua. Giovedì c'ho la serata, no, con voi altri, anche no, con alcuni di voi giochi da tavolo, quindi. E Mario Kart, quindi non si finisce più, magari potessi registrare Mario Kart. Ok, l'ho preso prima io, adesso lo finisco col calcio volante, però non è stato sufficiente. Qua non c'è la corsa, ancora non è stata introdotta. E gli attacchi sono quelli, mid-air neutral, mid-air avanti, attacco, eccetera. Comunque stiamo andando bene, ancora la vita quella. La numero 4, un po' di coke che ci fa bene. Coca-Cola, ho evitato la carica di Andore. Sì, ma anch'io infatti, io non l'ho messo a scaricare Overwatch 2 perché se no sto streaming non so come lo facevo, anche perché col nuovo setup, adesso ti rispondo anche a sta domanda, col nuovo setup ho visto che arriva a volte arriva meno, ma forse oggi c'erano dei problemi, anche perché sto guardando dal cellulare, sembra scorrere bene, no? Ok, abbiamo guadagnato un'altra vita. Comunque quanto mi piace la sfumatura dei pixel della strada, anch'io adesso stavo esplorando la pixel art questi giorni e ci sono vari metodi per sfumare e fare un effetto più realistico senza fare lo stacco netto delle ombre, no? Questa è una cosa che ripeto ogni gioco che giochiamo, che la Capcom fa questa specie di griglia in modo che tra i due colori... Ok, usiamo per la prima volta la mossa. Qua ce n'era uno nascosto, no, forse è stato eliminato. E Atlas, pure. Mi si sente bene, sì, oh. Sto mangiando il microfono come quella lì in giorno in pretura. Poi dopo lo carico su YouTube, ovviamente. In verità G Andor, tipo ogni Andor c'ha una lettera davanti, no? Io pensavo fosse il nome, tipo magari questo si chiama Gigi Andor, che ne so, in verità è tipo... Ho visto da un altro espertone, come me, no, lui di più, casualmente... Che praticamente vuol dire è tipo lui tipo è G, sarebbe Grandfather Andor, poi c'è tipo F Andor e Father, poi c'è Junior che è il figlio, come quello che abbiamo sconfitto prima, è Junior, beh, comunque sono palette swap dello stesso tipo. Quindi sono i sprite più forti su questi, perché Elica, beh, adesso lo cerco di far arrivare qui. Ok. Comunque Maki molti la vogliono per ritornare su qualche capitolo, ecco cosa volevo dire, che Maki poi appassa su Capcom vs SNK 2 e Street Fighter Alpha 3, la versione
Io ho letto Upper, ma era la versione console comunque, assieme anche a Eagle di Street Fighter 1, bellissimo. Infatti sono personaggi che a me fanno impazzire quando mettono quelli lì, o anche i personaggi di Final Fight in generale. E tutti la vogliono, dici dai, sì, su Street Fighter 6 ci sarà, dai, mettiamo Maki, no? La gente c'è tipo su Reddit, su vari siti, però io ti dirò che mi piace... No, scusa, perché stavo leggendo, ero, mi sono distratto. Volevo dire che però mi sembra un po' improbabile, perché il nuovo personaggio Kimberly, anche lei pratica il Bushin Ryu e c'ha lo stesso moveset di Guy. Quindi mettere due personaggi dello stesso stile, anche se hanno un moveset diverso, mi sembra un po'... Insomma, dici preferisci mettere altre cose. Comunque questo gioco ho scoperto che dura 1 ora e 10, pensavo di sbolognarmela in 50 minuti. Adesso comunque è da un po' che non ho fatto un quick save. E lo faccio adesso, prima del boss. E anche durante il boss possiamo vedere il secondo cameo di Street Fighter. Adesso vi faccio vedere. Poi non si sa perché in Francia. Però già se avete capito forse di chi si può trattare. Visto che siamo in una base militare, Street Fighter, aerei. Quando ne vediamo Cinci Special Guest, Cinci ormai sente troppo il gap generazionale, non si fa più niente. Infatti poi le prime live le facevo da casa sua, col suo canale. Che ricordi. Praticamente è una roba incredibile, cioè, c'è una live dove noi finiamo Double Dragon 2 mentre intanto parliamo di un sacco, cioè parolacce, affari molto personali, insomma, è sconsigliato, ecco. Questo mi fa la carica breve. Ok, sono riuscito a prendere Atlas. Qua c'è una vita. Se c'è la vita, sto gioco è il top. Vedi quanto è strutturato bene. Perché giustamente. Perfetto, questo pare uno che viene in fumetteria. Tipo in verità anche Elias non è male come personaggio, solo che io lo intercetto sempre all'ultimo, infatti adesso gli lancio anche questo, così li portiamo tutti da un lato. E anche Robert, quello coi pugnaletti, se non stai attento, ecco, anche questo, cioè bisogna sempre stare accorti. Aspetta, metto quick saveino. Ed ecco qua. Ancora no? Si deve aprire l'altro hangar. Comunque vedo che a quest'ora c'è più gente, incredibile. Ecco, Freddy, pausina, shift più 2, sorsino. Questo mi ha fatto perdere un sacco di vite la prima volta che ci ho giocato. Perché fa un... Però vedi c'è Guile dietro. Però se noi stiamo attenti, lui fa una specie... No, l'avevo intercettato, solo che i suoi minions... Ecco, vedi, lui fa il colpo di biceps, di pex. E vabbè, dai, una vita ce la concediamo, non riavviamo per due cavolate. Ecco, però tocca stare attenti qui, Vedi lui fa la cosa, deviamo qui, perché i boss più ostici sono lui e uno più avanti che non spoilerò, che è un classicone di Final Flight. Vedi, perché se io mi vado a incastrare con loro, ecco, vabbè. Perfetto, lui da solo non sarebbe manco un problema, solo che, vedi, lui fa quello e lo può intercettare da dietro. Infatti sai cosa faccio? Ecco, mamma mia, ci ho avuto molta fortuna. Vabbè, due, ok, vedi, gli vai dietro e vai. Oppure lo intercetti. Oh, c'ho paura. Vabbè, due vite ci sta. La prima volta, ti ho detto, l'ho finito legit. E qua ne ho perse uno sfragelo. Calcio volante.
E calcio. Oh no, dai, non me lo puoi intercettare così. Perfetto. Oh, back the car. Stavo. Prendiamo questo. Infatti, Maki in Street Fighter. Oh, perché non mi torna qua? In Street Fighter Alpha il Capcom usa il tonfa perché è un'arma utilizzabile. Poi qui un po' come. Ah ok, devo colpire più su. Ma mi sa che ormai non faccio più in tempo. Abbiamo riguadagnato una vita. Ah, invece sì. C'è un altro filmatino. No, si va in Olanda direttamente. Allora, Shift F2. Oh, c'erano le mine, madonna. Vedi, già sbagliavo, non le avevo viste. Comunque sto scenario è bellissimo. Ma alla fine gli sprite li abbiamo già visti tutti quali sono, eh. A parte i boss, che ovviamente ce n'è uno per livello. Non trovo da gusto quando lo riesci a intercettare prima che fanno le loro bifidate. Questi, vabbè, questi li puoi colpire addirittura mentre risalgono. Ah, vedi, mi sono scansato perché avevo paura di essere accerchiato. No, 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 per carità. Per carità. Perfetto. Diciamo che si parte già con un gioco che un attimino ci devo stare attento, perché gli altri, bene o male, tipo domani o dopodomani ci facciamo. No, domani no, perché ho gli allenamenti. Ci facciamo Final Fight 3. C'è stato un piccolo caletto di frame rate. Chissà perché, ho paura che vada tutto. Perfetto, guarda come schioppa. Quindi dicevo, Maki non la rivedremo tanto presto secondo me. Oppure magari quando cominceranno a buttare personaggi a rotella su Street Fighter 6, magari sì. Però per ora c'è Kimberly che, come dicevamo, c'ha lo stesso moveset di Guy ed è un ottimo personaggio sostitutivo a Guy, anche se Guy è uno dei miei preferiti. Ah no, ma beccato il Bifidus. Che c'è? Ci sono ste mine. Io adesso voglio andare qua un attimo. Perfetto, così lui ciopa. C'è Andore, ma noi. So che si dice Andore, però non piace più. Ok. No, la sua botta. Tanto mi sta facendo più questo, che è il più scarso. Top è lanciare sempre addosso a quelli che stanno arrivando. Oh, sta ridendo e scherzando. Vabbè, comunque sono tornato a 4 vite nel frattempo durante il bonus stage. Vedi, alla fine, meno male, è abbastanza gestibile il gioco. Anzi, sto facendo una performance anche migliore. Poi con questa ragosta. Ed eccoci qua. Poi infatti per fare sto format neanche ho detto di che marca è. Vabbè, sapete che è della Capcom ovviamente, però magari c'è chi non lo conosce. Però non so che hanno uscito, adesso mi sfugge. Non bisognava leggerlo all'inizio. Adesso non precisamente dai, 90, boh, sarà 90, dal 92 al 94 sicuramente. Lanciamo il panchettone. Perché alla fine Andor è forte, ma
Esatto, se non ci fa o la presa, intanto ci avrà una presa, è un grappler. Se non ci fa, ecco, oppure questa, che cazzo, così immediata, manco... Con tempismo gli facciamo un calcio volante. Dimmi che c'è la vita qui, sto gioco è il mio preferito. No, però... Ok. Vedi, mi distraggo a uccidere. Ah, no, no, basta, Ti lancio addosso lui e noi famo calcio volante. Anzi, adesso tutto così sarà. Perché non voglio rischiarlo. Ok, tutte e due in combo, anche il ciccio. Si può dire ciccio, sì, ma perché un amico mio mi stava informando sulle cose da non dire su Twitch. E una mi ha stupito. Intanto c'è un mio amico, ho un fotomontaggio da commissionarti. Ops, forse non lo dovevo dire. Va bene. Però adesso sono in live e... Le robe grafiche, illustratori, le trattiamo un'altra volta. Adesso qua è la mia parte videoludica che deve parlare. Aia. Ok, abbiamo riguadagnato una vita, perché non mi ricordo se ogni 100.000 o ogni 200.000, proprio, e siamo di nuovo alla 5, quindi siamo sopra di 1, quindi non finiamo più. Io comunque volevo fare il quick save a ogni cambio di scena, però alla fine, vedi, a forza di menare, sono anche più concentrato dopo una bella vice. E c'è il boss, manco mi ricordo chi è il boss qui, te pensa? Esatto, Robert ci sta attaccando dall'alto. Comunque è troppo gustoso, anche i suoni. Cioè, lo SNES è una bella macchina, eh. Poi dopo vedremo delle caratteristiche uniche. Oh, mamma mia, l'ho intercettato. Wow, grande. Perché alla fine della combo Maki fa questo calcio che se ci vai contro... Oh, dai. Ok, un attimo. No, mi devo grattare qui, va bene, non importa. Andor è morto? Sì, credo di sì. Si guarda intorno e scendiamo giù. E vedi, quando Robert arriva non ce n'è più per nessuno, eh? Va là che... Comunque i danni sono molto limitati, secondo me, anche perché... Cioè, lei deve essere un personaggio abbastanza resistente, visto che ne deve sconfiggere una marea di nemici. No, stavo... Ah no, c'è quello che lancia le fiammette. No, sono morto. Ah, cavoli, sono la vita numero 3. Comunque non è che ho solo queste. Dopo abbiamo anche... 4 o 6 crediti, non mi ricordo, quindi non temete. 6 crediti, che ogni credito ha, ci dà 4 vite, capito? Ah, ecco, Bratken, è vero. Questo qui, Shift. Il Frankenstein con la, de noi altri.
classico olandese. Sono molto belli sti boss. Ti immagini, lo mettono lui come grappler nuovo su Street Fighter 6. Dall'Olanda infatti non c'è nessuno. Io su Street Fighter 6, ecco cosa volevo dire, mi sa che tornerei su Ken come al solito. Però di solito mi piacciono i pugili tipo Dudley, no? Tipo Balrog, no? E ho visto che c'è un pugile italiano, ma poi ho scoperto con andando a vedere i video nuovi Che è una donna super grossa, fighissima infatti, anche meglio. Quindi chissà questo nuovo personaggio di Street Fighter, chissà quando verrà annunciato. Se c'ha un moveset figo, a me piacerebbe usarlo. Anche perché poi italiana come Rose. Non sto guardando che moveset fa, però tipo lo sto tankando, sto facendo un po'. Ah, ok, fa il classico saltino. Faccio così, io faccio un attimo pausa, faccio uno shift F2, perché se non lo sconfigo con queste due vite riavvio, perché dopo è lunga. Ma penso di sì. Perché quando fanno, ecco il salto, non lo vedo, mizzega. No, niente, gli devo stare lontano. Però fa conto che ho perso molte più vite con quello di prima, quindi ancora siamo a cavallo. Ah, ok, bastava far così. C'è filmatino, bonus stage. No, subito, niente. Ah, perché giustamente nel video diceva che si stavano muovendo verso le... Ecco, Guy, vita segreta, questo l'ho visto in un video. E... aspetta, faccio shift F2. Che giustamente si è mossa in Europa. Infatti, dopo, a parte la Cina, sono tutti stage europei. Infatti non ci avevo fatto caso. Quindi non è proprio un world tour per ora. E quindi tutti i livelli sono quasi tutti, a parte il primo e forse l'ultimo, sono extra, sono tutti europei. Ah, ho riguadagnato una vita, possibile? Allora ogni 100.000. Poi faccio così. Se vi fate male sarà soltanto colpa vostra. La 2x4 si chiama la mazza. In effetti, fa male ancora la gamba dallo stretching. Ai ai ai. Ah, ma là che il grappler non è uno molto offensivo. Nel senso che, infatti adesso c'ho paura e gli lancio addosso un tizio. Perfetto. Madonna Elliot, quanta vita c'hai? Oh madonna. Dimmi che c'è la vita e sto gioco è il mio preferito. No, no, soprattutto adesso. Guarda che roba. Via, via, via. Perché mi fai fare go? Che c'è ancora quello. Va bene, dai. Stare molto attento perché Andor è veramente forte sul 2. Invece sul 3 non so perché l'ho giocato normale. È molto più semplice, ti giuro. Neanche a momenti manco un credito consumato.
Poi se fa così il gameplay dura anche 2 ore. No, scherzo. E infatti facciamolo un po' come si deve sti gameplay. Perfetto. Ho riguadagnato la vita, perfetto. Quindi è tutto un ciclo. Adesso saliamo sul treno, se non sbaglio. Shift più 2. Qua abbiamo il grappler e l'elettrificatore. L'elettricista, chiamiamolo. Eccolo. Mamma mia. Tocca stare molto attenti. Andora un altro elettricista. Oh no, 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 per favore. Mamma mia, sono riuscito a bloccarlo. Mamma mia, che paura. No, hanno fatto la combo. Uno m'ha fermato, niente. Lancio Elias. No, guarda, mi ha colpito di sguencio. Insomma, manco se si dice. E questi sono rimasti solo i tag scarsi. No, però non dovevo fare così, perché così mi circondano. Va bene. Dai, fa l'elettricità se c'è il coraggio. Ti lancio addosso. No, 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 no. Mai andare in mezzo, mai andare. Orcas. Capirai. C'ho ancora la vita zero, vero? Perfetto. Il top è arrivare al boss con la vita zero. Ecco appunto. Dai, me l'ha già rubata tutta così. Porca miseria. Vedi, questo è il classico di Final Fight. Ok. Vabbè, tanto ci va a far riapparire qui, ma avevo fatto vedere il continue. Infatti possiamo fare tranquillamente così. Dai, quello lì, madonna, quando parte non finisce più. Tanto non si fa in tempo.
a girarsi. E vedete, adesso è un po' bifida la situazione perché io non sapevo che arrivavano loro. No, neanche con un calcio volante riesce a contrastarlo. Cosa devi fare? Oh, perfetto. Che è successo? C'è stato un calo nella connessione? Fa vedere un attimino. Ok, dovrebbe essere tutto regolare, ho preso un colpo. Occhio alle fiamme, maledetti. Vedi, per evitare le fiamme ho fatto un macello. Vabbè, fanno proprio full screen. E c'è il boss. Adesso mettiamo, cioè abbiamo solo una vita per farlo. Controllo un attimo. Mi sembrava che la connessione fosse andata. Ok, perfetto. È Philippe. Non penso di riuscire a farlo con un credito solo. Però in teoria, visto che l'altro non l'abbiamo usato, siamo arrivati fin qui. Noi usandolo ci fa apparire da Philippe o da qua. No, da qua. Però abbiamo 4 vite. Va bene, va bene. Allora facciamo da qua ma con 4 vite. Mamma mia, incagliarsi qui è veramente assurdo. Che faticaccia. Dai, dai, dai. Sì, dai, uno lo usiamo qui perché ci abbiamo poi 4 vite. Ma dai, come ha fatto a fare subito quella mossa lì? L'ho voluto lasciare andare per provare il trucchetto, quello della combo che lo stanni sempre. Vedi, dai due colpi, girati e ridaglieli. E si resetta. Qua c'è Andor elettricista. Oh, mamma mia, ho rischiato molto. Perché io lui lo lancio e poi faccio un calcio volante di rinforzo. No, no, via, via, non si rischia.
Però vedi, per colpire quello. Oh, vabbè, cazzo, allora. Mi è sfuggita di mano la situazione, però ci abbiamo ancora 3 vite, vai. Pensavo che mi facesse ricominciare dal boss, come in alcuni casi. Ma non questo, evidentemente. Allora, ma le fiamme tolgono veramente tantissimo. Non mi ricordavo che ho avuto tutta questa difficoltà con le fiamme. Ah, ok. Perché fanno, avanzano per un po' in quel piano. Perfetto. Boss con 3 vite, con 2 in verità, perché questa ce la toglie subito al primo scattino. Ok. Quick save aggiornato. Dai, come ha fatto a prendere? Perché qua non si sa mai le invulnerabilità. Toh, ti lancio questo. No. Madonna, toh, è tutta la vita praticamente. Ho schivato pure il lancio del tizio. Oh, ma già è morto, va là. Guadagniamo una vita e chiudiamo il boss. Oh, mamma mia. Eravamo in UK, è vero. Break the drum. Basta non colpirli quando sono incendiati. Te pareva mi voleva fregare. Va bene. Non importa, non importa, ce la facciamo. Ah, ma fregato, dove essere più veloce. No, per uno forse. Italy, oh, è vero, me l'ho scordato. Andiamo da noi. Siamo quasi alla fine, abbiamo consumato solo un credito. Siamo al secondo credito, fondamentalmente, su 6. Oh, ma tanto siete dei barbari, eh. Come fugge? Qua c'è qualche segreto, non mi ricordo, non li ho controllati più. Ah sì, io qualcosina ho raccolto, ma non ci è dato sapere, non ho letto bene. Sono un po' ebbro forse. Ah, un coltellino. Top, basta. Maki giustamente non è come Carlos. Carlos poi c'ha la spada che non la usa tranne nella mossa Mega Crash, no? Che sarebbe pugno e salto insieme. Bello sto livello in Italia. Qui siamo a Venezia poi, se non sbaglio. Cioè, nel senso che non mi ricordo adesso. Ho visto dietro prima, ma non vorrei di cavolate. Thank you.
E i due grappler tocca tenerli un po' a distanza. Ma si è scritto parecchio. Dopo non so se mi sono perso qualcosa, perché quello suona Zelda con i fulmini. Ah sì, cioè adesso l'ho visto ste robe. Bellissimo quel video. Porca miseria. Vabbè, l'importante è che riesco a fare il segmento. C'è Andor, quindi calci volanti si sprecheranno. Via via. Lanciamo addosso Elliot, poi calcio volante. Ah, pensavo che lo prendesse, invece. E invece. Dato che fa così, mi sto aggiornando su cosa devo fare stasera, perfetto. In realtà ho anticipato, vabbè, questo si può dire, la stream, perché è l'unica sera che potrei farlo, cioè l'unico giorno che potrei farlo di sera, no? E perché sempre riguardo ai cose videoludiche, avevamo cominciato della serie Dark Picture Anthology, quei film interattivi che si possono fare fino in 5, il terzo, House of Ashes, ed è molto figo. Ha detto, ah dai, lo finiamo martedì. Cavolo, ma io volevo fare lo stream. Va bene, allora anticipiamo orario aperitivo. Io sono già ebbro, perfetto. Cavolo, è da pranzo che non mangio. Poi la birra è finita, sì, perfetto. Va bene, va bene. Guarda, mi fa la foto il turista. Qua c'è un secret, ormai ho capito. Oh, Gary Usai, che mi dà l'invincibilità. Vedi, Ryu Sai mi fa venire in mente Ryujin Giacca. Quindi dietro gli elementi in foreground c'è sempre qualcosa. Comunque è lì che si nascondono i segreti. Qua ce n'è un altro, no? Serve troppo. Ecco, c'è una botta di pettorali di Andor. No, via via. Ah, il camisello, lo sapevo, perché quando va fuori schermo la fa sempre, non c'è il tempo di reagire. Poi l'importante è arrivare al prossimo segmento. No, due elettricisti. No, due elettricisti in questo pezzo. Poi c'è Andor ancora in ballo. Non li voglio manco far entrare, guarda. Perché se entrano già con i diapason attivati. No, preferisco fa così mezz'ora che rifà sto pezzo. Eccolo, Mamma mia, fortuna che ero abbastanza alto. Ma quanti ce ne sono? 3 in verità, mamma mia. 4! No, questo pezzo è l'incubo, è il mio incubo. No, no, l'avevo preso la combo, perfetto. Ma quanti siete, oh? Via, via, via. Non so se mi avete scritto altre robe, perché ho perso, non so, il cellulare si è disconnesso. Ho letto solo che questi suonano Zelda coi fulmini, come in uno storico video, non so dov'è. E niente. Oh no, mi sono distratto. Porca miseria. Vabbè, vabbè, dai, non importa. Toh. Mi sta
saliamo su una barca. Ok, l'ascensore classico, altro classicone dei beat'em up a scorrimento. Ma io adesso tengo bada a tutti con la mia asta suprema. Io vi metto tutti qua e vi percuoto, va bene? Qua non c'è neanche il fuorischermo, quasi che è un vantaggio. Perché almeno vedo quello che fate. Prendiamo lui, lo scagliamo addosso a Andor. Lui combo completa, ce la facciamo. Andor morto. Poi hanno... Te l'ha suonata, sì. Poi abbiamo anche un cosciotto alla Rufy. Ah no, neanche lo usiamo perché noi siamo badass. E arriviamo... Guarda un po' che boss c'è qui, a te ti piace, eh? Salviamo qui perché qua ci ho perso tipo 3 crediti, sono qua. Però adesso usiamo il quick save. C'è ovviamente chi ci deve essere, il grande classico. Però in verità questo l'avevo scoperto come fare. C'ero lento ovviamente. Che è un po' lento, in verità no. Ho guadagnato una vita, quindi può essere che ce la facciamo. Lui quando fa il calcio volante non mi ricordo. Dopo avevo scoperto come farlo no damage. Ok, via. Via. Ok. Però mi sta bene che lui mi dà una botta col bastone. Ah, però la presa no. Ricordiamo la sua mossa Take No Prisoners. Anche lui c'è su Street Fighter Alpha. Infatti Street Fighter Alpha c'è un sacco di personaggi. No, però mi sa che meglio usare un credito e farlo con 4. Guarda che roba. Ok, perfetto. Sì, facciamo. Qua ti fa ricominciare da qui, lo so, perché ci abbiamo ancora voglia tantissimo. Ok. No, se mi colpisci ti devo fare una combo gratis, mi dispiace. Eh no, pure presa. Madonna, Rolento, quanto è forte. Oh, questo c'ho veramente... La volta che l'ho finito legit, cioè tutti i 3 crediti praticamente qua, incredibile. Ok, perfetto. Perché mi sono no, non potevo, dovevo scendere. Adesso lui rimbalza, no? Dai, l'ombra era diversa. No! Madonna, che antipatico! Proprio antipatico, mi stai sulle balle. Vabbè, qua ho fatto io lo scemo. Lo scemo. Calcio volante. No, come fa? Si sbaglia. No, dai, perché? Non mi aspettavo una pari perfetta, vedi? Ad è una roba incredibile. Ad è la spamma ste granate, non si capisce più niente. Porca miseria, te e le granate. Dai, che se il segreto è non avevi paura delle granate, anche se in verità bisogna averne. E poi andare. Dai, che sei impallato. Dai, maledetto.
Madonna, che boss fight, incredibile. Oh. Ma poi in Italia, Lorenzo, cosa vieni a fare da noi? Ok, perfetto. Lore ha detto ai nostri eroi di tornare in Giappone, infatti, dove tutto è iniziato. Ma poi in realtà non erano in Giappone, erano in Cina, e quindi non potete mai sconfiggere il super boss perché è super forte. E qua, giustamente, iniziamo l'ultimo stage, pronto per il quick save. Ah, le mine, le nostre preferite. Però già arriva qualche sgherro. Io ci farei cadere chi di dovere. Madonna, ci sono arrivato con tutti i crediti. Fa conto che la maggior parte l'avevo persi qui su Rolento. Bella. Perfetto. E il Bushin Ryu ci guiderà. Lei, essendo la corrispondente di Guile, pensavo avesse, che ne so, il salto a muro. Invece ho controllato appunto in un video di questo spagnolo molto interessante, che infatti non, le mosse sono queste, non ce ne sono altre. Cioè, quelle che ho fatto vedere, cioè, giusto forse, com'era? Ah, questo, ecco, che infatti, ah, oh, che è il colpo verso il basso, che dà questa gomitata. Oh, però figo, perché lo stanna, così posso andare subito. Cioè, non lo atterra, perché se lo atterra non posso fare la combo. Invece lo stanna e posso... fortissimo. Perché mi sono ricordato solo all'ultimo livello? Questo è il secondo segmento che va... Ecco, no, il mio preferito, cioè... No, vabbè, qua ho sbagliato io. Però anche se sbagli, cavolo, metà vita a parte. Infatti non bisogna mai sbagliare, o almeno il meno possibile. Ah, una situazione un po' scomoda. No, a volte però, esatto, è molto situazionale, perché, cioè, non è che situazionale, dipende cosa vuoi fare. Se sei rimasto da solo, vuoi fare una bella combo completa e vuoi avvicinarti al nemico, conviene fare quello, altrimenti calcio volante che li butti tutti giù e buonanotte al secchio. Tipo adesso che ci... No, guarda, io volevo far la presa a lui, però era fuori schermo e non me l'ha fatta, maledetto. Oh, Madonna, questo qua... Oh, siete matti? Poi c'è il salto all'indietro, che è una manovra un po' elaborata, che non è segnata, però si fa, che rimani tipo così, si fa, No, ci dovremmo riuscire a arrivare al prossimo segmento. Guarda come si appropinqua. No, ho sbagliato assolutamente. Dai, ecco, adesso si va su. Poi qua ho visto che c'è un secret, attenzione. Amico, col calcio volante abbiamo bloccato. Oh, non mi ha saltato. Ecco, vedi, ma... mi sono distratto, però mi fa ripartire da capo, quindi riavviamo con... se non sbaglio, vediamo. Ah no, mi faceva ripartire più avanti, vabbè, ma io voglio rifare questo pezzo in modo... Vabbè, che a due verità è dopo questo, quindi...
meglio col quick save, perché adesso siamo più performanti. Via via via. Bravissimo. Dai, vai a schioppare, bravissimo. Oh, ma c'è andato proprio. Ma il quick save alla fine forse non serviva troppo, perché ci hanno forse rallentato un po' lo stream, ma non lo so. L'importante è giocare, fare il long play. Voglio dire, dove... Beh, in verità il checkpoint c'è molto più avanti, in effetti, eh. È dopo questo, tipo. Adesso loro entrano, ecco, lo sapevo, infatti mi sono scansato apposta. Entrano in game. Eccolo. Con la nuova tecnica appresa. Perfetto. Cioè entra la combo. Come fai una combo? Ah, ecco perché ci ha dato il checkpoint. Perché questa è un'altra sessione, giustamente. Allora facciamo il quick save qui, allora. Invece abbiamo rifatto, ecco, subito. Ah, quasi veramente che conviene continuare senza quick save in questo caso. Sempre calcio volante. Lanciamo Dandor. Ok. Via. Cioè nel 3 poi è scandaloso. È molto depotenziato i personaggi da Dandor. Gli puoi stare vicino, non ti fa niente. Volevi, preferisco, guarda, consumare un po' di vita per fare quella mossa lì. Che fa, mi prende da dietro. Madonna, mentre mi grattavo ho fatto un calcio. Oh. Dai, dai, dai. Ah, oh, ma curva pure, fortissimo, cazzo, t'ho preso. No, non gliela fo con un credito. Ecco, appunto, adesso riavviamo da qui, basta, ufficiale. Ufficiale, ci abbiamo ancora 3 crediti per fare tutto l'ultimo livello. Shift e basta, facciamo così e basta. Thank you.
perfetto, Helic. Allora, abbiamo guadagnato pure una vita continuando, quindi ci abbiamo super guadagnato. Ah, ho visto che puoi fare tutte e due le mosse in aria, perché se vai troppo in alto. No, incredibile, avevo bloccato. No, mamma mia, me l'ho distratto. Perfetto. E i soliti ignoti. Ah, non c'avevo tempo per di reazione. In teoria c'è un'altra vita nascosta. No dai, sta tecnica anche quando sono in 3 funziona, perché li stanni tutti. Vabbè, a parte questo che mi è passato dietro. Che ne sono? Sono le 8. Io ancora ho iniziato, beh, tra tutto 6 e 3 quarti. Infatti siamo quasi agli sgoccioli. È lunghetto, qua c'è un segreto. Ah, è la food. Ah, ho sbagliato, ormai dare le spalle, ormai finire una combo. Comunque, ecco. No. Ah. Un po' che ti lancio. Da troppo gusto quando lui ormai ha lanciato l'attacco della pettata. Del colpo di petto. Mamma mia, che manovra che mi tocca fare. Sono altri segreti qui. Oh, un orologio. Una vita. Caspita, Guy, grande. Mi dispiace che non l'abbiamo trovata nella prima scatola che vi dicevo all'inizio del gioco, perché non si vedono. Però diciamo che è una caricatura di... è un piccolo spritino cibi di Guy. O forse l'abbiamo vista, no? Ai. Vabbè, l'abbiamo appena guadagnata e sti capperi. Almeno siamo tornati a più uno, perché comunque le vite sono 4 e vi dico, non manca tantissimo, manca veramente poco. 2 Andor, anzi strano che ci sono solo qua 2 Andor. Cattivissimo. Se fa così, Mamma mia, bellissimo. Ah. Ormai saranno tutti andati a mangiare, fate benissimo, pure se cucinate volete tenermi in sottofondo. Ah, anche io c'ho una fame, poi devo mangiare veloce.
Mi scanso, bravo, immaginavo. Cioè, bravo, mi dico bravo da solo, pensa come sono messo. Che sapevo che sarebbe volato adesso la pettata di Andor. Invece no, lo intercettiamo. Lo intercettiamo con la nostra nuova combo preferita. Che comunque stoppa anche la sua avanzata, eh. Ricordo che si fa, mentre sei in aria, giù attacco, anziché attacco normale. Fa questa piccola cosa. Perfetto, siamo veramente agli sgoccioli degli sgoccioli. Shift più F2, saved. Perfetto, qua uno scorcello. Vedete se lei lo usa da vicino, no, non mi sa di no. No, solo Carlos, che come Cody nell'uno è esperto di coltelli. C'ha questa abilità passiva nascosta, diciamo, che per chi ha giocato sa, nel senso che non sono segnate ste cose, capito? Infatti mi piacerebbe tipo una versione definitiva di tutti e tre con graficona ridisegnata, magari come Street Fighter 2 HD Remix, oppure anzi il trattamento più bello che io abbia mai visto in un gioco come remastered da 2D non è con i disegni fatti a mano, perché secondo me perde un po' della magia, ma lo stesso trattamento che hanno ricevuto Wild Guns e Ninja Warrior, sono fantastici perché ci hanno messo mano sempre la stessa gente, sono sempre sprite ma migliorati con un pixel aumentati, animazioni nuove, però il gioco è una roba incredibile, sembra proprio da Super NES ma è più, molto più evoluto, cioè diciamo è più evoluto senza rovinare le vibes da SNES, diciamo. Quindi i miei due giochi preferiti dello SNES, ovvero Ninja Warriors Again e Wild Guns, si sono trasformati in Wild Guns, orca miseria, Reloaded, e Ninja Warrior Once Again, cioè ancora una volta, che l'ho appena scaricato qualche giorno fa e ancora ci devo giocare, perché comunque il gioco base lo so a memoria, ho visto qualche video, i sprite sono tipo, hanno aumentato i pixel e sono spettacolari veramente. Questi sono i miei due giochi preferiti in assoluto, perché sono dei personaggi veramente fighi e gameplay eccezionale. Della Natsume, tutte e due della, cioè in verità Ninja Warrior è un brand taito, però ho visto che Ninja Warrior Again ci ha messo mano anche la Natsume. Oste, vabbè, siamo a più uno, ci siamo alla vita 5, grassissima. E dopo sto dojo c'è, cioè dopo sto, vedi, io per guardare la chat, tanto e siamo al boss finale. Guarda qua tutti i grappler, attenzione, Bifidus. Poi mi sa che ogni personaggio c'ha il suo ending, mi pare di aver capito. Però noi siamo canonici, perché comunque lei va a salvare la sorella e il padre, appunto, va a salvare suo padre da sto boss che mi era rimasta l'ultima vita e l'ho fatto veramente dopo che ho detto adesso devo stare attentissimo, se no non ci posso farla live, perché non ci avevo pensato ancora di usare i quick save, no? Sono stato attentissimo e non mi ha più toccato. Mi ricordo che c'era un pattern abbastanza prevedibile, quindi adesso vedremo. Ok, mi sa che dopo questo ci siamo, eh? No, ancora un po' di botte. Anche Ninja Warrior senza quick save tranquillamente, anche perché ti fa, in ogni caso ti fa ricominciare dall'inizio di quella sezione e i crediti sono illimitati, però comunque è tosta, nel senso che se te non la sai fare quella sessione muori, è inutile che ce li hai infiniti, devi ricominci ogni volta da capo. Certo, dopo piano piano gliela farai, un po' come Splatterhouse. Io non l'ho portato su un'estate al mame perché ci stavo allenando e sono quasi riuscito a farlo, quasi no death, però mi blocco al boss numero 4, ma quella è un'altra storia. Infatti mi sono rilassato troppo in quest'ultima sezione, perché dico tanto ormai è fatta. Guarda, oh, a testa bassa, carica. Oh, mamma mia. Poi sicuramente il boss
c'aveva il suo checkpoint. Quindi anche se perdessimo non c'è nessunissimo problema. Ok, mi ricordo vagamente sto pezzo. Ci siamo, ci avviciniamo. Non ricordavo fosse così lungo questo. Però mi ricordo sta terrazzina, cos'è? Sì, dovrebbe essere fa... No, forse ce n'è un altro pezzo. Ma no, Elias con la vita verde non si è mai visto. Io sono proprio... Oh dai, però a farmi perdere così. Mick mi ha rotto le palle. Dai, dai, me li fa pa- vedi che forte, perché veramente mi sono rilassato troppo e i grappler sono tostissimi, però dai, ci abbiamo tre vite e dovremmo riuscire a farcela. Ecco, prima c'è sto pezzo qui, e infatti con tre vite dobbiamo riuscire a fare questo. Però dopo questo giuro che è finita. Però devo stare molto attento. Perché quelli con i bastoni sembrano stupidini, ma sono forti, eh. Via via, bravo. Bravo Coyons. Tanto lo lanciano nella loro stessa lane, vero? Quindi io sto qui e mi faccio affari miei. Ecco appunto. Dai, dimmi che c'è la vita, sennò... Ma se c'era la vita lì... Che rogata, guarda. Ah no, una radio. Va là. Dai, siamo agli ultimi Andor. Mi tocca fare così. Che se sto fermo rischio di essere colpito. Oh, ma tanto quelli lì sono cominciati a ingranare. Via 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 che fa. Guarda che stavo facendo la presa al tizio, ma è tutto calcolato. Sì, mi ricordo queste tendine giapponesi con in sfondo il Monte Fuji, molto figo. Abbiamo parlato poco della grafica, sì, a parte le differenze tra una macchina come Super Nintendo e all'arcade. Ovviamente Final Fight 2 è un'esclusiva, non vorrei dire una cavolata, Super Nintendo. Cioè, nel senso che sicuramente non c'è arcade, ma non mi ricordo se è uscito in altre cose, tipo, oh, no, mi pare di no. Meglio allontanarmi, anche se avevo innescato la combo. Oh madonna, mi fa male il collo tantissimo, non so perché. Forse perché... Ah, mi rilasso un attimo. Perché sono tesissimo così. Prendi i capelli nella bocca. Ok. No, sono andato troppo oltre, via, 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 via. Stacca, stacca. Allora, basta. Perché questi li abbiamo affrontati molto, abbiamo recepiti molto meglio come personaggi. Adesso ci stiamo facendo veramente fregare come dei stupidi. Però ci siamo, ci siamo. Una vita rimasta, ancora a mille, tutti, quasi tutti i crediti, penso. Tranne uno. Più che sufficienti. Perfetto, il cosciotto.
Oh, una vita extra, perfetto, da Dio. Sì, questo è ufficiale. È il posto dietro quella carta di bambù. C'è il boss finale. Poco sgamabile con la sua armatura da collezione. Guarda, tutti si stanno giocando proprio le unità migliori, la Mad Gear. Siamo agli sgoccioli, i grappler, tutti i grappler. Ah, due, quanti ce ne so? Tre. Due Andor sicuro, che è anche il re dei grappler, ecco. Infatti vuoi che uno non entrava? No, 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 via, 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 via. Vabbè, abbiamo il cosciotto, attenzione, abbiamo il cosciotto. Sì, però non ci giustifica a fare le cazzate. Mi sento così sicuro, questa si rompe, no? E l'ultimo sprite a essere sconfitto prima del boss finale è proprio Grandfather Andor, chissà. Eh sì. Dai, ci siamo, raga, ci siamo. Perfetto. Shift. Ecco lui nello sfondo. Geryusai Arena. E torna il tema principale del 2 contro un pseudo Kabuki. Perché alla fine è scarsissimo, cioè adesso non mi ricordo. Poi lui fa un. Ecco, le ultime parole famose. Mi ricordo che dopo un po' è riuscito a capire, vedi, lui fa dei saltini. Poi fa un Tatsumaki, tipo, no? Dopo che fa il saltino gli puoi fare una combo. Tipo adesso mi ha preso prima lui. Smasha. Ah, ok. Quando fa il Tatsumaki. Però anche se usassimo il credito va più che bene. È già la vita blu. Via via. Però noi non so se ce la facciamo, eh. Vedi, sta fermo, non ho capito cosa aspetta, fa sti saltini. Questa è bellissima sta soundtrack. Poi vedremo molte soundtrack dello SNES fighissime, tipo questa ve la consiglio, non so come si chiama, dopo la cerco. Poi anche di Final Fight 3 ce n'è una molto bella, ma soprattutto di Wild Guns e di Ninja Warrior. Che poi mi sa che di Wild Guns e Ninja Warrior forse è lo stesso compositore, non mi ricordo. Wild Guns ogni traccia è bella praticamente. No, sto lasciando fregare. Ecco, al secondo saltino, guarda, tac, tac. Uno, due, no, mi ha colpito lui, giustamente. Forse dopo uno. Ho capito, perché lui dopo il saltino viene intercettato. Uno, due, tocca a lui giustamente, non ho fatto in tempo. Dai, per favore. Tatsumaki via. Calcio volante. Calcio. Wow, e lo buttiamo giù così. Ah, perfetto. Ecco, siamo tutti e tre. Abbiamo salvato. Comunque Carlos non è del Bushin Ryu. Ecco, Daddy, Reina. E Maki si ricongiunge. Oh Maki, I'm so happy to see you. You must have had a hard time finding us. Ah, basta. Così. Mi ricordo che almeno c'erano due disegni, invece no. E questo era Final Fight 2. Questo è un'ottima continuity perché,
Dov'è che abbiamo giocato a Final Fight 1? Non su Estate al Mame, ma bensì su i giochi del Beat'em Up Bundle su PlayStation 4. Che ce l'ho su PlayStation 4. Sì, abbiamo cominciato con Final Fight e poi abbiamo fatto tutti quelli del pacchetto, che sono molto fighi, per finire con iniziare con Final Fight, proseguire con Warrior of Fate e Night of the Round e finire con un grande classico Battle Circuit, con un grandissimo Battle Circuit. Questo è il primo gioco dello SNES. Ecco, mi dice prova l'altra modalità, ma io, se avete visto, se mandate indietro nel video, se siete in differita, io ho messo normale, però penso che ti voglia un po' indurre a farlo a difficile, ma penso che l'ending non cambi. Devo schiacciare? Sì. E si ricomincia da capo. Infatti possiamo dare anche una controllatina per sicurezza. Esattamente. E ricomincia, perfetto. E questo era Final Fight 2. Adesso, sai cos'è che non vi ho fatto vedere? Che se tu... è del 93, ecco, non mi ricordavo. Che se tu lasci ti fa vedere un po' la biografia dei personaggi, che non l'abbiamo vista, la mettiamo qua in fondo per poi spegnere. Che infatti di solito lascio sempre scorrere la demo, solo che magari non ci ho pensato. Se fa vedere Maki, per esempio, guardiamo solo Maki se possibile. Hobby Street Fighting, questo me lo ricordo. The Little Sister of Rena and the rest and best friend of Guy, esatto, che sono allenati insieme nel Bushin Ryu. E un giorno vorrebbe competere in un torneo. Infatti, su Capcom SNK Street Fighter Alpha 3 c'è. E questo è il mio punteggio, perfetto. E adesso, tanto voi vedrete il mouse, perché questo emulatore è molto grossolano. Dove io metto pausa e vi saluto qui. Guardavo se c'era la cosa. Povero Filippe. E chi è Filippe? Perché... ah wow, ah, grazie Val, mi ha dato il Prime Gaming. Ah sì, sarà stato un PNG. E con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Boom. E con l'October SNES, mi raccomando, più o meno solita ora, non tutti i giorni perché sono pieno. Mi raccomando, birretta in mano e si gioca allo SNES. Boom. Ciao ciao.